Calcio a Caffè, buongiorno, ben ritrovati. Oggi mercoledì 9 dicembre 2015, nella giornata di ieri è iniziata la marcia d'avvicinamento del Palermo alla gara di sabato pomeriggio contro il Frosinone. Sarà una gara decisiva per Davide Ballardini, l'imperativo è quello di ottenere i tre punti nella sfida contro la squadra di Roberto Stellone. Palermo che è tornato in campo ieri pomeriggio, lo avete potuto leggere sul nostro sito stadionews.it. Abbiamo insomma riportato quello che è stato il report dell'allenamento appunto dei giocatori rosanero, tutti in gruppo per Ballardini, ad eccezione del lungo cedente Roberto Vitiello, che resterà fuori ancora per un paio di mesi e dunque rientrerà sicuramente nel 2016. Tutti in gruppo invece per il resto dei compagni insomma di Vitiello. Ballardini ha iniziato ieri a provare i primi moduli, le prime idee in vista della gara di sabato pomeriggio. Al campo c'era anche il direttore sportivo Manuel Gerolin, il quale si è soffermato a parlare proprio con Ballardini. Ballardini che è sempre più in pericolo, andremo a vedere qual è la posizione dell'allenatore rosanero, che con un pareggio, con una sconfitta, insomma con un risultato negativo, comunque sarebbe fuori dai giochi per il Palermo, dunque sarebbe esonerato. Partiamo però dai giornali di Nicola oggi, perché c'è spazio ovviamente anche per la Champions League a livello nazionale. La Juventus che ieri sera ha perso 1-0 in casa del Siviglia, dicendo addio anche al primo posto nel girone. La beffa di Siviglia, titola la Gazzetta dello Sport. Bianconeri 1-0 KO, Messi o Pep Guardiola sono il pericolo, Morata sbaglia, Llorente invece no, la Juventus è seconda sulla destra, giudizio capitale, Roma e Garcia rischia tutto, ottavi oppure crack. All'Olimpico arriva il Bate Borisov, Rudy Garcia scaccia i fantasmi, vinciamo senza dubbio, Pallotta invece dichiara se passiamo si compra, sono 20 i milioni di euro pronti per coloro che supereranno il turno e arriveranno agli ottavi di finale in Champions League. Dzeko invece spiega, se non segno ovviamente è colpa mia, il pensiero dell'attaccante bosniaco della Roma. Chi corre di più in Serie A? Inchiesta della Gazzetta dello Sport. Corre di più il Bologna, le prime tre prestazioni atletiche sono rosso-blu, quasi 120 km a gara, un Bologna che con la cura Donadoni si è decisamente ripreso. In alto invece spazio ad Inter e Milan. A Mancini piace Osimhen, l'Icardi nigeriano, invece nerazzurri tra futuro con il bomber del mondiale Under 17, il presente che si chiama Biabiani, quando titolare è assicurata la vittoria. Tra digiuno e nostalgia invece il Milan cerca e non trova per il momento Carlos Bacca, Mihajlovic pensa di affiancargli Luis Adriano e far fuori Cerci, intanto il colombiano è volato ieri a Siviglia dagli ex compagni e ha dunque assistito dal vivo alla vittoria del Siviglia contro la Juventus. Ha assistito dal vivo, l'avete potuto leggere sul nostro sito stadionews.it, anche un osservatore del Palermo alla gara di ieri sera tra Benfica e Atletico Madrid. Sicuramente un viaggio internazionale per cercare di intrattenere rapporti con i più grandi club europei e allo stesso tempo cercare qualche occasione, qualche giocatore che magari è meno impegnato, qualche seconda linea magari è meno impegnata e che rosanero potrebbe trovare più spazio. Insomma, un osservatore del Palermo ieri sera ha visto dal vivo la gara tra Benfica e Atletico Madrid e ha vinto l'Atletico Madrid per 2-1 per la cronaca. Spazio invece al Corriere dello Sport. Euro beffa Juventus, Champions battuta a Siviglia, la squadra di Allegri passa da seconda nel girone, i bianconeri sono puniti da Fernando Llorente, Morata sbaglia, Dybala colpisce la traversa, lunedì il sorteggio con il rischio Barcellona, Real Madrid oppure Bayern Monaco. In alto spazio alla Serie B, che ieri è scesa in campo con le prime partite, oggi verrà completato il quadro dalle altre partite che si giocheranno alle 18:30. Per il Trapani un punto d'oro in casa del Cesena, Cosmi ferma il Cesena, Bari invece KO a Modena, oggi Cagliari e Crotone scendono in campo, le due squadre che sono in vetta alla classifica. Sulla destra spazio alla Roma, c'è il Bate Borisov e Garcia, si gioca la Roma, il tecnico rilancia Salah e carica tutto l'ambiente, dobbiamo riuscire a vincere e ce la faremo. In basso invece spazio Federico Bernardeschi che sfida Buffon, due cittadini di Carrara che si sfideranno appunto domenica sera allo Juventus Stadium nella gara tra Juventus e Fiorentina. Sulla destra invece vedete l'idea Sensi per il Palermo, intanto arriva Gnaore, strategie dunque rosanero per il mercato che andremo ad analizzare
insieme nello specifico. Ed entriamo allora nel vivo di questo nostro viaggio all'interno di Calcio e Caffè e vediamo quello che è il commento al periodo del Palermo, l'analisi realizzata da Giovanni Di Marco dalle colonne della Gazzetta dello Sport, edizione Sicilia e Calabria. Il problema del Palermo adesso è la difesa. La fase difensiva mostra grandi falle nelle ultime tre gare fra campionato e Coppa, subiti addirittura 9 gol. Ballardini vuole più filtro dai centrocampisti e il ruolo dei mediani, insomma, sarà essenziale in vista del Frosinone, gara cruciale per la sorte del tecnico. Discorso a parte merita il centrocampo, dice Giovanni Di Marco. Ballardini posizionerà davanti alla difesa. Il centrocampista fino ad ora è stato Jaialo, ma in quel ruolo il croato è stato tra i peggiori a Bergamo. L'alternativa potrebbe essere arretrare Brugman, che insomma ha già fatto vedere di giocare un po' meglio da regista anziché da trequartista, sia contro la Juventus sia contro l'Atalanta domenica pomeriggio allo Stadio Atleta Azzurri d'Italia. Nessun riposo per il rosanero, i tifosi intanto hanno contestato tutti. Niente vacanza per il Palermo, che è tornato in campo come dicevamo ieri pomeriggio. Alcuni tifosi, una cinquantina di tifosi, hanno atteso i giocatori intonando cori e canti, esponendo uno striscione di contestazione diretto alla squadra, ai dirigenti e al presidente. Nessuna tensione comunque all'uscita dei giocatori, soltanto richieste accorate di un maggiore impegno. Dunque, tifosi che ieri hanno accompagnato il Palermo in questa ripresa della preparazione in vista del match di sabato pomeriggio contro il Frosinone. 100 volte Stefano Sorrentino, perché quella di sabato pomeriggio sarà una gara speciale per il capitano del Palermo. Il portiere raggiungerà un traguardo importante e il Palermo si aggrappa a lui per uscire dalla crisi. Questo è l'analisi di Paolo Vannini dalle colonne invece del Corriere dello Sport. Sorrentino è un esempio per tutti e uno dei pochi punti di riferimento dell'ambiente. Ha il contratto in scadenza, i segnali sono positivi, potrebbe firmare un biennale. 64 le partite in Serie A disputate da Sorrentino con la maglia del Palermo, 32 invece quella in Serie B, dunque quota 99 per il capitano rosanero, che sabato è pronto a tagliare il traguardo delle 100 presenze. 2016 la scadenza del contratto. In carriera Sorrentino ha giocato con altre 6 squadre: Torino, Juve Stabia, Varese, Chievo in Italia, AEK Atene in Grecia, Recreativo Huelva in Spagna. Arteaga, che gioia il Palermo, nuovo acquisto per la società rosanero, già ufficializzato tra l'altro dal club venezuelano dello Zulia. Arteaga, che arriverà in città il 27 dicembre per le visite mediche di rito, e poi insomma poi la firma sul contratto. Operazione da circa 800.000 euro per il Palermo, che dunque si assicura questo attaccante classe 1994, in passato già nel Parma. Serve un regista però al Palermo, non soltanto attaccanti, ma serve anche un regista. L'idea è quella di Sensi del Cesena, ma è dura perché il giovane appunto è già nel mirino di alcune big. Intanto a gennaio arriverà il francese Gnaoré. C'è già l'accordo tra il Palermo e la Carrarese, e la società vuole che questo giovane classe 1993 giochi con la prima squadra, e dunque ci sarà spazio per questo giocatore in prima squadra. Operazioni in uscita anche perché ci sono Maresca, D'Aprela e Rigoni, che non rientrano più nel progetto tecnico della società. E dunque su Maresca c'è il Frosinone, su Carpi, il Carpi invece su D'Aprela, Genoa e Atalanta hanno nel mirino Luca Rigoni. I nuovi arrivi, perché si continua a sognare Calleri, che intanto ha annunciato l'addio al Boca Junior. Intanto è stato acquistato, spiega Paolo Vannini dalle colonne del Corriere dello Sport, è stato acquistato Manuel Arteaga, acquisto già ufficializzato dai venezionali dello Zulia, 21enne con il passaporto spagnolo, dunque è comunitario, e con lui arriverà anche Eddie Gnaoré, accordo di 4 anni per lui. Sono i primi colpi tipici di Zamparini, ma certamente non possono bastare né per le attese della tifoseria né per le esigenze attuali della squadra, che necessita di giocatori pronti sin da subito per puntellare il telaio odierno. Un registro per Ballardini, la richiesta forse più impellente ricorre il nome di Sensi del Cesena, ma il play bianconero sembra destinato a palcoscenici molto più importanti rispetto a quelli del Palermo. Sensi, che è seguito già da vicino dall'Inter con Roberto Mancini, che nelle scorse settimane è volato proprio a vederlo da vicino in Cesena Bari, gara vinta poi dai Galletti per 1-0 in trasferta. Il mio nome è Annauer.
Recitare mi permette di esplorare. Di cambiare. Sono attratta da quello che mi sorprende. Come quest'auto. È un cambiamento totale. Nuova Hyundai Tucson. Change is good. Tu a 19.450 euro e con Hyundai i-Plus a 290 euro al mese. In tutti gli showroom Hyundai. Dynamic Sports Center a Palermo, via Tommaso Aversa 145. Abbonamento annuale 219 euro e una settimana di prove in omaggio. Kickboxing, danze caraibiche, funzional training, bodybuilding, zumba, total body, pilates, difesa personale. Passa a TIM, ricevi un omaggio direttamente presso i nostri punti vendita. Negozi TIM Spicuzza ti aspettano a Palermo nei punti vendita di via Orsa Minore 123 e via Notar Bartolo 3/G. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e accessori. Teleottica Carla. Venite a trovarci per scegliere la montatura più adatta al vostro viso e alla vostra personalità. Siamo a Cinisi in Corso Umberto 98 e a Terrasini in via Perez 78. Telefono 091 86 65 661. Teleottica Carla. Ci prendiamo cura del vostro sguardo. Con noi immaginare il futuro è più semplice, perché sappiamo costruirlo. Insieme costruiamo i tuoi sogni. Garanzia e qualità nel costruire sono i nostri punti di forza. Poliedil Costruzioni e Impianti, una scelta importante per il tuo futuro. A Palermo, in via Mariano Stabile, 136. English Extend è un corso di lingua costruito su principi dell'apprendimento naturale e sociale, ripartito in attività diversificate, ma soprattutto senza nessun vincolo di frequenza. Con la nostra piattaforma brevettata Language Extend puoi svolgere questa attività a casa tua, sul tuo computer o nei nostri laboratori. Vieni a conoscerci, dal vivo, online, ti aspettiamo per imparare insieme. Palermo, spazio al mercato, ma non solo, anche dalle colonne del quotidiano La Repubblica, l'edizione palermitana, con Rosanero al bivio, tutti sospesi tra Frosinone e mercato di gennaio, mentre Ballardini sabato si gioca la panchina con Iachini, che è già stato allertato alla società. Guarda al futuro ingaggiando l'attaccante Arteaga e il centrocampista Gnaore. Questo è dunque il taglio alto del quotidiano La Repubblica. Zamparini sarà domani in città, ha spiegato Massimo Norrito dalle colonne del quotidiano La Repubblica, l'edizione palermitana. Zamparini sarà domani in città per incontrare l'allenatore e la squadra alla vigilia della sfida decisiva di sabato prossimo. Però insomma c'è una notizia importante da dare, l'ha raccontata proprio Massimo Norrito in questo suo articolo. Zamparini ha deciso di dare fiducia a Ballardini anche per la gara contro il Frosinone, ma al tempo stesso si è cautelato mettendo in preallarme Iachini. I due non si sono lasciati bene per ragioni di stato e di contratto, potrebbero ritrovarsi. Zamparini e Iachini si sono sentiti domenica e anche lunedì scorso. Il succo dei colloqui è uno solo: Iachini ai box, pronto a rientrare in pista qualora il Palermo dovesse far male proprio contro il Frosinone. Dunque già deciso insomma il futuro del Palermo, lo dicevamo all'inizio trasmissione. Ballardini che ha soltanto un imperativo, quello di ottenere i tre punti, altrimenti in caso di pareggio o di sconfitta il suo futuro sarà già segnato con l'addio dunque alla panchina del Palermo. Potrebbe durare soltanto quattro partite questa sua nuova parentesi in rosanero. Prima di chiudere andiamo ad analizzare anche quello che è invece l'analisi del giornale di Sicilia, perché si parla ovviamente tanto anche di Palermo, ma non solo, si parla anche di Frosinone. Scelte tattiche, singoli e poca cattiveria, i nodi di Ballardini che si gioca tutto, è l'articolo di Giuseppe Leone. Sabato contro i Ciociari, confermato il modulo col rombo. Alcune scelte sui singoli lasciano un po' perplessi, su tutte quella di Angelkovic terzino destro. Quando lo sloveno è uscito, a Rispoli è stato preferito anche Morganella, reduce da una lunga
convalescenza, il tecnico rosa ha avuto un confronto telefonico con Zamparini a proposito delle ultime novità. Continua ad aleggiare il fantasma di Beppe Iachini, dunque un Palermo che probabilmente sarà un po' diverso, non nel modulo ma negli uomini che scenderanno in campo sabato pomeriggio contro il Frosinone, squadra contestata a bocca di falco, Cori contro i calciatori e contro la società. Intanto sul mercato è fatta per il centrocampista Gnaoré, 300.000 euro alla Carrarese, classe 1993 per il francese. Il palermitano Crivello al Barbera sogna lo sgambetto con il Frosinone, stellone in allarme invece per l'infortunio all'attaccante Dionisi, dunque Roberto Crivello che ritroverà il Palermo da avversario questa volta sabato pomeriggio al Renzo Barbera. L'editoriale, la lettera in questo caso di Carlo Brandaleone in basso che scrive virtualmente a Rino Foschi, che probabilmente arriverà a Palermo a gennaio o al massimo a luglio, servono consigli concreti di mercato. La lettera al direttore sportivo che può tornare in Sicilia spiega a Zamparini che gennaio non è più tempo di azzardi, servono innesti pronti, e la Palermo dunque sta lavorando anche in questo senso. Dopo aver chiuso il doppio colpo Gnaoré e Arteaga, il Palermo adesso si getterà sul mercato alla ricerca di calciatori pronti per la prima squadra. Questa era l'ultima analisi di oggi, ovviamente io vi rimando al nostro sito stadionews.it, nel quale potrete leggere in tempo reale tutte le notizie riguardanti il mondo rosanero, alle nostre pagine di Facebook e di Twitter. L'appuntamento con Calcio Caffè torna domani mattina, e allora un buon mercoledì e una buona giornata da Riccardo Gatto.